Quindi c'è bisogno di identificare la base genetica e sviluppare studi, trial clinici, che siano indirizzati alla specifica base genetica. Come è possibile oggigiorno fare questo? È possibile utilizzando degli strumenti che consentano il sequenziamento del DNA in modo molto efficiente. Una delle charities americane che sostengono la ricerca nel campo della leucemia mieloide acuta ha lanciato un trial clinico multicentrico che riguarda i più importanti centri di ricerca sul cancro degli Stati Uniti, che fondamentalmente è articolato in questo modo. Arriva il paziente con leucemia mieloide acuta, vengono fatti prelievi, ma tutti i pazienti per definizione fanno un aspirato midollare e un prelievo di sangue periferico, viene estratto il DNA e l'RNA e se il paziente è d'accordo, viene analizzato il DNA e viene analizzato l'RNA per definire la base genetica. Tutti i pazienti nel primo periodo comunque fanno la terapia convenzionale, che è una chemioterapia, che è necessaria per eliminare la grossa quantità di cellule leucemiche, e poi sulla base della mutazione genica, ammesso che sia disponibile l'inibitore specifico, e ce ne sono diversi attualmente, aggiunge la chemioterapia l'inibitore specifico. Ecco, questa è la premessa per arrivare poi a una pratica della medicina di precisione, ma parte dalla genetica, da un trial clinico di precisione in cui viene incluso non soltanto, diciamo, il dato clinico, ma anche il dato molecolare, e che verrà poi utilizzato per avere l'approvazione da parte dell'FDA o dell'EMA in Europa per l'uso di questi inibitori.